Si è tenuta mercoledì 1 ottobre la conferenza stampa di presentazione della 84esima Sagra dell'Uva di Marino, quest'anno dedicata al cinema. Ad illustrarla il sindaco Adriano Palozzi e l'assessore alla cultura Massimo Prinzi. La Sagra dell'Uva quest'anno nasce su un tema portante che è quello del cinema. Dopo i tanti personaggi del cinema che hanno frequentato Marino e hanno vissuto a Marino, Sofia Loren, Giuliano Gemma, me ne vengono in mente molti, qui ce ne abbiamo Silvia Coscina, ce ne abbiamo segnati tanti, abbiamo scelto il tema di questa Sagra dell'Uva, quindi la Sagra dell'Uva abbinata al cinema, partendo con una serata che ci sarà giovedì e proprio si parla appunto, ricordo, di Anna Magnani e quindi ci sarà tutto un percorso, passando per quelli che saranno gli eventi che toccheranno comunque tematiche e toccheranno immagini cinematografiche nell'ambito di questa Sagra dell'Uva. Tutto questo volutamente scelto e fatto perché il proseguimento di questa Sagra dell'Uva, quindi l'inizio di un nuovo percorso, sarà il polo museale cinematografico che sorgerà a Marino, che abbiamo annunciato tempo addietro, sul quale abbiamo lavorato e nel quale dopo la Sagra dell'Uva inizieranno ufficialmente i lavori di realizzazione e quindi Marino avrà un polo museale del cinema italiano del Novecento nazionale, quindi sarà un'esclusiva nazionale che sarà a Marino, sul quale siamo convinti possa ruotare intorno anche un rilancio turistico, culturale e di riscoperta del nostro territorio. Quindi puntiamo molto su questa opera che stiamo realizzando nel nostro territorio. Questa opera, il direttore del Museo del Cinema sarà Arnaldo Colasanti, che è uomo di cultura presente in trasmissioni televisive RAI quotidianamente ed è persona che ci ha accompagnato in questo percorso e che è stato da pochi giorni nominato ufficialmente direttore del Museo del Cinema del comune di Marino. Insomma, Marco Antonio Colonna, chi lo fa, assessore, ce lo puoi dire? Marco Antonio Colonna quest'anno è una figura un po' particolare perché è un nostro, io non lo sapevo perché è stato lui stesso a dirmelo, dice io sono originario di Marino, amo questo paese perché mio padre mi raccontava eccetera eccetera, anche se ci sono stato poco, desidero fortissimamente fare questa cosa. No, lui nel senso dice queste radici, dice io non ho mai avuto modo di avere, di poter, anche, dice, anche se insomma è un personaggio di spettacolo, ve lo dico all'ultimo, e praticamente lui ci ha tenuto perché il suo cognome è marinese e quindi sarà ben contento, tra l'altro come figura somiglia anche un po' a Marco Antonio Colonna. Stiamo parlando di Roberto Ciuffoli della Premiata Ditta. Sarà quindi il simpatico Roberto Ciuffoli il Marco Antonio 2008 e l'assessore Prinzi racconta anche le origini marinesi un po' sfortunate della famiglia dell'attore. I Ciuffoli ce ne sono tanti a Marino, e lui mi ha detto, dice, sì è vero, tra l'altro i Ciuffoli tutta gente che insomma hanno una storia, erano proprietari terrieri e quant'altro, lui mi ha risposto, sì però mio padre è stato forte, dico perché mi ha fatto? Mio padre vigne se le giocava a carte, non fatto. Per cui non so più quel nobile della volta, mi è rimasto il cognome. Altri appuntamenti importanti caratterizzeranno questa sagra che si terrà dal 2 al 6 ottobre. Di rilievo senz'altro lo spettacolo di Enrico Montesano lunedì sera, ma ci sarà spazio anche per la tradizione con la fiera, con la manifestazione Mi Sgrappolo giunta quest'anno alla seconda edizione e che designa l'interprete di Felice Orsini al corteo storico di domenica. E ancora mostre, teatro, convegni e l'immancabile miracolo delle fontane che danno vino. Appuntamento quindi a Marino dal 2 al 6 ottobre.